Dove vado? Sempre gentissimi, buongiorno. Anche oggi è giovedì e parlo io, visto che gli altri svappano e non sono in grado di respirare più. Hanno ormai. Lascia stare le finestre aperte, però, dai. Se avete degli amici che lavorano, Rosignano. Se avete degli amici che lavorano in qualche reparto pneumologico, all'Arderello, scrivetelo nei commenti. Quindi, signori e signori, oggi è giovedì e qualcuno di nome Nicola ha utilizzato l'email michael@700.org via WeTransfer, ci ha mandato un video della sua moto, della sua prova, dove ci parlerà della sua moto. Sì. E basta, ormai è caldo, c'è una letterina, anche questa spoilerà il contenuto, non ci saluta, non dice ciao, dice, ma l'ha scritto nel direttamente, non lo so. Dopo il video orrendo sulla moto Guzzi Nevada, che non era orrendo, era molto era bellissimo. Ah, ma è Nicola quello della Lego Nevada, Nicola De Bari, no, della Vacca Monica. Ho deciso di fare questo ancora più orrendo sulla beep di mia moglie, che detto così sono malissimo. Cioè, ti permettere, perché veramente non era solo un canale di moto questo. Spoiler: anche se beep, dovesse piovere, ci si bagna lo stesso. E questa non la potete capire finché non capite che moto è. Poi ve lo dico con estremo disappunto. Mi è venuto un pochino da barese. Attendo la messa in onda. Beh, Nicola Mariotti from Edolo. Io sono stato varie volte. Sì. È vicino Bari. Varie volte. È in Val Camonica, ragazzi. Sì, no, guarda quanto sono figo così. Importante essere convinto. È perché non vedi Eccolo! Amici 6%isti. Avete sempre sognato l'America. Vorreste avere una di quelle belle motorone americane piene di cavalli, come Ali Garage. Piene anche di listini, purtroppo costose. Non avete le grandi highway americane su cui scorrazzare, ma vivete in qualche paesino di montagna o comunque girate in città, forse abbiamo una soluzione interessante. Si sente benissimo. Ed è esattamente. È super spigliato. Parliamo appunto di questa Keyway Benda, partendo innanzitutto un po' di storia del... No, è Keyway marchio. Sì, Keyway. Sapete che questa... Ed era questa la battuta, anche se Keyway se piove ti bagna. Sapete che questa moto qua, hai fatto tutto il video con Tommy qualche mese fa, questa moto qua sul nostro canale ha spopolato e non mi capacito del perché. È una motina interessante. È molto interessante, ma non mi capacito del perché. Cioè, ce ne sono altre custom di queste dimensioni fatte da altre aziende. Però forse non sono così americanate. Sì, però vuol dire anche la Royal fa la Meteor, la Super Meteor. Ma la Royal ne parla. Quanto costa? 5, francamente. Mi sembra 5. Se costa poco, ti dà effetto Harley, lo capisco. In effetti esteticamente fa molto più effetto Harley delle altre. Ma poi è curatissima per quello che è, come motina piccolina, veramente curatissima proprio. Guarda. Vai, intanto io guardo il prezzo mentre Nicola ci racconta. Sì, ma sono 5.000 secchi. Il marchio praticamente nasce come BD300 Sporty, questa moto, costruito in Cina appunto dall'azienda Benda, viene poi diciamo incorporata dalla ben più nota Keyway facente parte del gruppo Kujian, chiamatelo un po' come volete, insomma, dove c'è anche Benelli, per essere importata in maniera un po' più massiccia. Questo prodotto è molto interessante perché, come potete vedere dalla linea, è molto 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 simile a un Harley Davidson, potrebbe essere tranquillamente una 48, comunque della serie Sportster, anche se poi in realtà, quando poi andiamo a vedere quello che è effettivamente la moto, troviamo un motore bicilindrico V-Twin da 300 centimetri cubici che sviluppa leggermente meno di 30 cavalli, quindi 30 cavalli di potenza, se non ricordo male, circa 25 newton di coppia, che non è male, perché comunque parliamo di una moto che pesa circa 170 kg a vuoto, raffreddata a liquido, vedete qua il radiatore qui davanti, con queste belle gomme cicciotte di produzione cinese che, vabbè, non sappiamo neanche noi che razza di gomme sono, fanno il loro lavoro, perché comunque su questo genere di moto le prestazioni potete capire che sono veramente limitate. È una motoretta che comunque se la lanciate, se arriva a 130 km/h, siete abbastanza fortunati, probabilmente siete in scia qualcosa, comunque è più che sufficiente per muoversi agevolmente ovunque.
Ovviamente, come potete intuire, date la piccola cilindrata e la non eccessiva potenza, che poi non eccessiva potenza è tutto un po' da vedere, perché quando poi andiamo a guardare delle competitor, tipo mi viene in mente la meteo di Royal Enfield, che comunque ha una decina di cavalli in meno, pur avendo 50 centimetri cubici in più nel motore, però beh, quelli parliamo di un monocilindrico raffreddato ad aria, e è una motoretta che comunque si difende bene. Questa in questo caso non è la mia, è la moto di mia moglie, e infatti mi collego a questa nota per dire che è una moto perfetta anche per il pubblico femminile, proprio perché pesa poco, come abbiamo detto 170 kg, l'altezza della sella è molto bassa perché siamo a 70 cm dal suolo, quindi molto facile, non mette mai in difficoltà, e anche delle soluzioni tecniche interessanti, perché potete vedere qui dietro ha addirittura una cinghia di trasmissione, non ha una catena come sarebbe logico fare su una motoretta del genere. Perché soltanto Harley e alcune, se non ricordo male, Ducati le fanno con la cinghia, e non c'è mai creduto nessuno alla cinghia. Invece la cinghia è eccezionale, perché poi perché tra l'altro teoricamente credo, non la cambi mai, a meno che proprio, cioè la mia Harley è ancora la cinghia originale, c'ha 20 anni, c'è quello che la usi, cioè sì, ma c'ha comunque 38, cioè senza stare in garage per mettere anche lo spazio, cioè 33 km ha fatti per dire, credo perché sia più costoso da realizzare, è molto più costoso, certo. Però solo, la corona quanto a livello materiale, però, Sì, però il materiale che ci vuole per fare una corona, se corona si chiama da cinghia, con quello per fare una catena che è un pezzo di ferro, davvero una cosa, cioè, non so perché poi alla fine infatti produzione guarda Benda ora te l'ha fatta per questa qui, cioè non lo so, veramente è una cosa anche curiosa. Io non mi sbilancio perché non, di costi non ho mai capito niente, cioè la catena sporca, parliamoci chiaro, devi ritirarla ogni 500 km, è una rottura di scatole, sì. Cioè per le moto dai bosco d'accordo va benissimo, ci vuole. Però per tante moto così, che sono moto stradali da passeggio. Strettamente stradali. Cioè. A quanto pare, se Benda ha fatto questa scelta, vuol dire che è un motivo, cioè. Beh, loro hanno fatto solo estetico. Per il discorso Harley, però secondo me, guarda che è eccezionale. La cinghia io sono assolutamente... E qui la domanda che tutti ti faranno, Ale. Ma perché Harley non fa una moto così? Non lo so neanche io. Perché Harley ha tolto... Segmento, ma no, lo era un tempo il loro segmento. Ha tolto le sì, ma adesso se pensi a quanto costa... Cioè, quanto lo dovrebbe fare un 400 Harley? Dovrebbe costare comunque 15.000 euro. Non l'ha mai fatto. Cioè, non ha molto senso. Più che altro perché ha tolto lo tutta la linea Sportster, che era il vero ingresso del mondo Harley. Erano moto, anche senza l'ingresso del mondo Harley, che usavano anche i ragazzi giovani, costavano meno. L'hanno tolte. Ma se poi quanto vendevano, che te lo so. Ma tipo le Sportster, cioè, ragazzi, ma c'è un discorso di base che è l'omologazione. È l'omologazione, cioè, per quello. Tanti motori non si riescono più a fare per motivi di omologazione, o comunque per farli richiederebbero dei costi tali che non è più giustificato produrle. Punto. Potrebbe essere. Facciamoci una ragione. Quello, e qui mi riaggancio al discorso che facevo giovedì scorso. Ho visto un video molto interessante. Sì. Adesso mi manderete tutti a cagare. Madonna, era 3 settimane che voleva dirla. Beh, sì, infatti, possiamo andare a cagare. Sì, ma mandatemi pure a cagare. Questo è interessante sulla Tesla, ma non Tesla con macchine elettriche. Fermi, ma perché siete sempre così? Siete, ce l'ho anch'io la macchina elettrica. Fermi. Non sul discorso delle macchine elettriche, discorso delle fabbriche che producono i veicoli. Sì. È questo che non ragioniamo mai noi. Perché costano tanto le moto? Non soltanto per il discorso che ha sempre fatto delle banche, delle cose, eccetera, eccetera, ma anche per un discorso che per... di fatto bisogna che ci sia un cambio di registro sulla produzione di inquinamento da fare derivante dalle fabbriche. Le fabbriche sono così da ormai... 80 anni, cioè le fabbriche che producono veicoli, più o meno i metodi di lavorazione sono più o meno sempre quelli, sono aggiornati, sono evoluti, ci sono stati degli aggiornamenti, eccetera, però sono quelli. Aziende come, prendo l'esempio della Tesla perché è una mosca bianca in un mondo, l'automotive, che è un mondo che ormai esiste da tanti anni, ha lavorato prima su come si devono produrre i mezzi e poi sul veicolo. Però lascia stare, però sì, quello che voglio dire, un conto è cominciare a creare una fabbrica nel 2015 rispetto a dover fare un modello all'interno di una fabbrica nata nel 1910, capito? Cioè, è quello che sto dicendo, sì, ma loro ora, senza poter criticare, non hanno le difficoltà della produzione di un basamento, di un motore, dei liquidi, gli oli, cioè loro non c'hanno niente. Chi loro? Sì, sì. Tesla, quindi fanno elettrico. Lascia stare, è un altro discorso. Se vuoi entrare in questo argomento ti parlo poi, di quello, no, com'è che si chiama il Giga? Gigabyte. Gigafactory? Come si chiama quello stampo? Loro, Tesla, tra l'altro un'azienda bergamasca l'ha fatto, hanno un sistema di stampo che praticamente stampa all'80% dell'aria in un blocco unico.
che tra l'altro è un'azienda, però le altre case tipo Volkswagen non si stanno evolvendo, arrivando a un no, ma perché, dico sta... perché? Perché stanno ancora ammortizzando, esatto, il lavoro. Esattamente. Di, cioè, io ho una macchina elettrica che non è Tesla, ma è paragonabile. Ma non e vedi che c'ha il tastino della posizione del sedile, che è lo stesso di quelle di tutte le altre macchine. Cioè, ci avevano palesemente 200.000 di quei tastini, li devono riutilizzare. Ma non, non si inventano una soluzione nuova o innovativa per fare la cosa, perché devono ancora usare quella vecchia che avevano. Però era appunto per quello, cioè forse questo qui potrebbe essere un punto per ragionare del perché non succedono queste cose. L'Harley non fa una moto di 300 cilindrato o ha smesso di fare la Sportster, perché la CF Moto ti fa un 4,5 molto divertente da utilizzare, mentre invece non te lo fa KTM, perché quella moto lì è un KTM o una Yamaha. Forse per questo motivo qui, perché queste aziende qui, vabbè, CF Moto hanno volumi diversi, quindi hanno la possibilità di investire di più su margini diversi, o magari perché questi motori girano già da altre parti, però probabilmente perché le aziende europee non riescono più a stare dietro a queste anche, cose. È anche una questione di sbagliato mentalità. Sbagliato no, ci sono. È anche una questione di mentalità all'interno di un'azienda. Cioè, un'azienda nuova ha una flessibilità nel prendere le decisioni che un'azienda vecchia non ha. Cioè, in un'azienda che esiste da 50 anni, da 40 anni, eccetera, c'è già un modo assodato di fare le cose. Certo. Che è molto difficile da cambiare, anche perché hai scoperto che quel modo funziona. Quindi nel momento in cui lo cambi, se fai una fesseria, poi la paghi te, se rilasci tutto com'era, hai lasciato tutto com'era, che colpa ne hai? Quindi è molto difficile capire il processo di decision making all'interno di un'azienda. È assolutamente... ad Alessandro. No, ma è andato per le cagate di marketing. Ecco. È assolutamente difficile, però io la mia la devo dire. Credo che le aziende attuali di automotive... o Motomotive, siano assolutamente inquinate da parassiti. Cioè gente assolutamente idiota che per meriti non motoristici e di passione si infilano nelle aziende, vedi, non faccio nomi, neanche il campo automobilistico, gente che non capisce nulla e che rovina le aziende. Ne sono estremamente convinto. Questa è un'altra cosa ancora. Sì, questa è un'altra cosa ancora. A me parla del marchio, poi del condizionale che facevi tu non lo so. Sì, no, ma io stavo parlando proprio del processo. Però cioè, la domanda è, KTM te dici perché non fa una CF Moto? KTM ci ha provato. KTM dovrebbe licenziare il design. Ci ha provato, dai. Qual è? Oh, KTM era il 390, però palesemente... No, col 21. Esatto, però è quello che esattamente quello è successo, se mi fate parlare. Anziché di riuscire a fare una moto divertente con 390, come con il 390, sono sicuro che all'interno delle decisioni aziendali ci sono state 200.000, ah no, però dobbiamo fare per chi va più in strada, ah no, ma allora ci vuole 19, ah no, ma allora facciamo così, ah no, facciamo una... e vengono fuori dei progetti che sono edulcorati dall'idea di base che c'era prima, mentre il CF Moto magari decidono tutto due persone che hanno detto, sai che, si fa una moto divertente per andare fuori strada, piccola, leggera, 4,50, via, fatta. Però stai calmo che ti viene una calmaria, cioè. Mamma mia, sono calmissimo. No, ti agiti, no, che mamma, io lo so. Male, ecco, ora sono incazzato. Ecco. Ora sono veramente incazzato. Sai perché non si offende? No. No, che sia due facce di merda. Allora, scusa, merda. Come lo vedi? Si può la latte con noi. Si può dire merda. Io ho paura, cosa fa il culo? Io scappo. Fortuna andiamo più veloci di cioè, più. Cioè, perché ci addormentiamo, ci riprende. Un bastone. Morti, due noti. Medio noti. Vi rendete conto che sono due bulli? Comunque, sono io, due bulli. Sì, volevo dire, secondo me invece di... Ecco, no, il discorso del KTM 390 è perché intanto dovrebbe KTM licenziare un tronco chi disegna... Sì, pronto, Elon? No, non c'è niente. E poi perché il progetto 390 non ascolta nel mercato. Il 390 non lo compra nessuno, i dati sono quelli. Beh, adesso perché stiamo andando fuori tempo. No, beh, perché sì, costa sì tanto, qui è riallacciata la benda. Costa tanto, perché la benda costa tanto, 5.000 certo euro, sembra un Harley. In quanto costa il 390? 8-7.000 sì, 5.000 ora c'è un'offerta che non la vendono. Ma è piccolina, è inutile, e il cinquantenne, il quarantenne che sono quelli che spendono non la comprano, sì, mentre la CF sì, vero. Ragazzi, quindi devi licenziare chi sta in KTM. Mi piace Ale perché è sempre molto relativo, è sempre molto morbido nelle sue posizioni. No, ma scusami, licenziare tutti e fate fare altro. Quanti anni hai tu? Io non sono abituato a mettere. Quanti anni hai tu? Io pochi, ma sei in quella fascia di gente che spende? Sono quelli che criticano su Facebook. Okay. No, voglio dire, se te prendi perché KTM è nella merda, noi sta per fallire, sì, probabilmente qualcosa che non va, c'è questo qualcosa che produce una moto tipo la Duke 1003, allora, che non compra nessuno, bene, io che ho prima detto che soltanto, esca lo sai anche io, tu sta armo, no, che mi sto citando il gioco. Ma io non volevo fare tutto cioè, questo, riescono a rompere i coglioni pure mentre non fanno fuori tema, no, in maniera impressionante. Posso fare una domanda? Ma chi se ne frega, anche sì, BMW ha fatto il 310 che fa cagare, non ma fa BMW molto, ha una potenza, ne hanno venduti una caterva, BMW ha una potenza di fuoco che magari si può permettere, dati i risultati che bene ha, di fare Ducati
Ducati non è un errore, ragazzi. Cioè, non rimanete sempre limitati all'Italia. Ducati cioè. È ininfluente. Ducati è il top. Sono tutte moto piccoline, le hanno fatte, ma le hanno fatte sempre con un'ottica di dire volere non essere. Sono moto costose per una categoria. Ma comunque, sì, stiamo avanti fuori tema, andiamo avanti perché qui non capite quando vi faccio uno spunto per fare un ragionamento. No, ma non ho capito lo spunto. No, non l'hai capito. Il mio discorso era proprio delle fabbriche, di come producono le fabbriche, del perché ci impiegano tanto. Non lo sai tu perché c'è il designer che non capisce una mazza. Quello è un altro discorso. Allora quello che ha fatto GS 1200 Adventure nuovo 1300 cosa devi fare? Perché io devo tenere sto coso? Perché non lo tenere io? Metti lo stop. Ragion per cui cosa è successo? Giovanni, hai staccato la spina delle cuffie? È attaccata. Come ho fatto a staccare la spina? Come ho fatto a staccarla io? Non mi ha staccato. Mattia, adesso abbiamo anche i santini che ci staccano le spine. Sono i poteri forti. Quindi cosa dicevi, Nicola? Che un costo, diciamo, un po' più elevato rispetto alla media standard delle cinesi, perché uno che compra un 300 centimetri cubi cinese si aspetta di spendere magari circa 4.000 euro, in realtà questa del listino passa i 5, poi il prezzo reale di vendita, questo è un po' tutto da vedere poi quando andate in concessionaria. Ah, questi bellissimi specchietti bar end alla fine del manubrio che si possono all'occorrenza ruotare, cioè invertire destro con sinistro per averli bassi, ma io ve lo sconsiglio perché con lo specchietto basso l'unica cosa che vedrete abbastanza nitidamente sarà il vostro gomito, di più non potrete vedere. L'illuminazione tutta LED a partire dalle frecce, i fari, questo faro DRL che quando si illumina in bianco benda, qui dentro c'è il farettino a LED. Bellissimo, funzionale, fa una bella luce, anche se come tutte le luci LED hanno il difetto di essere molto... Quello non era il cinese. È cinese? Che c'è il giapponese? Che traduci? Vabbè, con estremo disappunto io continuo. No, aspetta, è interessante. Limitate, nel senso. È interessante. Fa luce fino a... Vai pure avanti. A un certo punto la luce non esiste più, a differenza di un alogeno che ha un po' di sfumature, però ecco, non è assolutamente un difetto. Con questa moto non andrete sicuramente a Capo Nord a farvi il giro, non avrete di questi problemi. Strumentazione digitale, un digitale classico, però sempre ben visibile in una posizione, diciamo, anomala rispetto al solito, rimane dalla parte sotto del manubrio, non sopra. Tutto quello che vi deve dire, vi dice la marcia inserita, la velocità, chilometri totali, in questo caso abbiamo una moto da 2600 km, quindi è decisamente nuovo. Questo è il trip parziale, l'orario, il livello carburante, carburante che in questo serbatoio contiene 15 litri, fate un po' voi con una media di consumo tra i 27 e i 30 km al litro, quanti chilometri potete percorrere con questa moto. Che è discretamente comoda perché ha le pedane avanzate, è una guida da custom, la sella non è enorme, però è tutto sommato comoda per brevi spostamenti. Poi noi quando viaggiamo con mia moglie, ovviamente dovendo correre dietro a me che sono un animale di quelli che parte e non si ferma mai, poverina, soffre un po' le lunghe distanze, però si può fare tutto, insomma c'è gente che ha fatto viaggi da 10.000 km con una Vespa, per dire, quindi si può fare tutto. Scordatevi il passeggero. Non preventivatelo nemmeno, perché ci sono le pedaline, ovviamente qui la sella è microscopica, a meno che siete veramente due nani, ma pure piccoli, proprio piccoli, ma non ci state, dovete cambiare la sella, ma non è una moto fatta per andare in due, non ha alcun senso andare in due con questa moto. Poi che altro vi posso dire? L'impianto frenante con un bel disco anteriore, con la sua forcella a steli rovesciati, che ovviamente con la piastra qua, con l'attacco a tre punti, con gli steli rovesciati che sono, diciamo, inutili su questo genere di moto, con la pinza radiale, ma munita di ABS, ecco, ABS che col freno posteriore lo rende letteralmente inutile, perché non è una moto che vi farà sollevare la ruota posteriore in staccata come una MotoGP, non se ne parla neanche se la lanciate giù da un aereo, però rallenta, ma per la prestazione della moto è perfettamente a suo agio. Il posteriore, come vi dicevo, se pinzate poco non frena, se pinzate tanto
si attacca l'ABS, quindi gestitevelo un po' voi, cercate di rallentare. Non ha una grande cilindrata, quindi non ha una grandissima potenza come freno motore, moto omologata Euro 5. Difetti particolari. Eccoci. Cioè, comunque, avevo fatto uno sbadiglio di nascosto, di lato, non mi aveva visto sentito, nessuno. Voi l'avete sentito, ma sei nevrotico. Sei nevrotico. Uno abbastanza importante, poi dipende chi è l'animale che guida. Se guido io, come vedete qua sotto, sotto il freno è tutto consumato, perché io sono un animale e tendo ad andare un po' troppo in piega e poi la moto tocca. Ma pure il serbatoio, questo è un possibile difetto. Un altro problema che, ahimè, purtroppo abbiamo avuto è bruciata la ventolina del radiatore. Non sappiamo di preciso le cause, purtroppo poi abbiamo avuto sotto. Sono tante moto, c'è poi il tacco così. Un po' di problemi con l'assistenza, con le tempistiche, insomma, è stato un po' fermo l'anno scorso, purtroppo per una stupidata del genere, che non sappiamo bene da dove sia derivata questo problema, però per adesso, facendo gli scongiuri, la moto funziona perfettamente. Chiaramente siamo consapevoli che questo genere di moto è per neofiti, principianti o gente di ritorno che vuole una moto divertente, semplice per girare, comunque fascinosa, perché comunque ha un fascino tutto suo, da custom, da moto da parcheggiare tranquillamente anche fuori dal bar per andare a farsi l'aperitivo. Non sfigura di certo, finché non trovate ovviamente l'esperto che viene a dire: ah, però la moto cinese, bla bla bla. Sì, ok, avete ragione. E consigliata, sì, consigliata. Forse l'unico problema che può avere, un po' come tutto questo genere di moto, potrebbe essere in futuro il discorso di rivendibilità, perché sono moto che comunque non hanno mercato, nel senso, sono moto che costano poco già da nuove, rivendere da usate, spesso noto che tutto un chi vuol comprare la moto ama anche gente che non è proprio un motociclista di primo pelo, magari preferisce spendere qualcosina di più e comprarsela nuova, magari andando su Moto Guzzi piuttosto che qualsiasi altro marchio. La gente è strana, comunque è una moto che secondo me, se la guardate, vedete bello, che bella. È lì, tranquilla, parcheggiata. Volete farvi il picnic? Vi mettete lo zainetto in spalla, potete andarci. E io credo di avervi detto tutto, quasi vi ho detto tutto. Non vi ho acceso il motore, ma perché obiettivamente c'è poco da ascoltare di motore, nel senso, essendo un 300 cm cubici, Euro 5, potete capire che il suono non è un granché. Ora, non so se la sentite effettivamente, però non è che faccia ste... Beh sì, non è un Harley. Non è un Harley Davidson, siamo tutti d'accordo. Non, è una... non lo sarà, non lo deve nemmeno essere, però è una nicchia interessante che i cinesi stanno sviluppando e vanno a portare sul mercato dei prodotti che noi obiettivamente non abbiamo più. Dicono che le custom sono finite, non lo so se sono finite le custom in realtà, forse sono finiti i soldi per comprare le vere custom, perché siamo sinceri, un Harley Davidson, ora che poi le Sportster hanno deciso anche di non farle più, parliamo comunque di cifre importanti, perché se uno deve comunque anche solo per una 883 come era i tempi andare a spendersi 10, 11, 12 mila euro, allora non sono cifre elevatissime, però la moto alla fine è un mezzo da svago, da divertimento, e magari uno non ha tutte queste capacità economiche e di conseguenza, andando su quelle ancora più prestigiose, andiamo su prezzi ancora più importanti e quindi il cliente tende ovviamente ad allontanarsi. Ora, con queste operazioni, tra cui vi voglio segnalare che tra poco arriverà anche la SVM, la Strombaker si chiama, qualcosa del genere, che è a tutti gli effetti una 48,
marchiata SVM. Ale, insegna ai bambini non arleisti che cos'è una 48. 48 sarebbe la Sportster 1002 con serbatoio Peanuts, quella piccolina. Peanuts. Bellissima la 48. Su Reeducation al 6%. Sì, due, tra l'altro, mi sembra con un prezzo d'attacco mi sembra leggermente inferiore ai 10.000 euro. Potrebbe essere una operazione interessante di ritorno da questo genere di moto. Bravi, bravi cinesi, non posso dire niente. Non sono mai stato un amante dei cinesi, ma devo ammettere che ora come ora stanno lavorando decisamente meglio e hanno un potenziale di costruzione molto importante. Quindi ora io vi saluto, sono Nicola, qui siamo in Alta Val Camonica in una bella giornata di sole del mese di aprile. Non so quando vedrete il video, ma qui sta per iniziare la primavera, le piante sono ancora spoglie, quindi inizierà la bella stagione per utilizzare anche queste motorette, perché no, qualsiasi pomeriggio un paio d'ore, un giretto che toglie lo stress, e la moto fa sempre bene, vi ricordatevelo sempre. Un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Grazie Nicola, grazie, Nicola è veramente bravo. Nicola, fatto, ricordiamo, c'era un video bellissimo sulla sua Nevada. Che aveva un pochettino rimessa a posto, in maniera anche molto carina, molto, non mi ricordo che puntata era, ma lo vedete se faccio nella poi ve lo metto io nelle schede. Sì, bravo, comunque bravo Nicola. E beh, cosa c'è, poco da aggiungere, diciamo, no? C'è poco da aggiungere, ma possiamo come al solito entrare sull'argomento che le moto cinesi le moto cinesi stanno dando abboccata di ossigeno al mercato stagnante delle moto. E lì qui mi inserisco. Sono reso conto, riflettevo mentre guardavo il video, che a parte alcuni tentativi sparuti, appunto BMW 310 che in Italia non ha venduto per niente, il KTM 390, di moto fra le 200 e la 500 in Italia non se ne usa. No, non ce n'è. All'estero ci sono, considera, sì, all'estero ci sono un sacco di 250, 300, 400. Ce n'è tanto, e i cinesi le stanno portando e la gente si sta rendendo conto che mancava. Secondo me ripartono anche le grandi aziende. Sì, ormai grazie a Royal Enfield. Royal Enfield ha ridato vigore al settore. Loro l'hanno fatto, sì, in effetti. È stata la prima che ha investito su quelle cilindrate. Sì. Però in Italia questa roba di solito scooter, basta. Ma perché noi siamo degli sboroni e basta. La maggior parte di noi siamo proprio... Di base sì, perché siamo sempre stati degli sboroni che abbiamo sempre cercato di spingere, avere cilindrate enormi perché dobbiamo essere i più grandi del mondo. Per 100 km andare al mare, 1200. Neanche, e di fatto perché poi, come vi dicevo secondo me prima, c'è un discorso di leggi sulle antinquinamento che hanno portato le case a fare fatica a produrre motori piccoli. Però all'estero lo facevano, Marco. All'estero cosa? In Europa? No, anche negli Stati Uniti, in Australia. Negli Stati Uniti certo. Ah, ci sono regole diverse, sì. Io parlo dell'Europa, perché appunto ricordiamoci uno degli esempi più lampanti, Super Tenere 1200 Yamaha, che in America continuano a venderlo, in Europa hanno smesso di venderlo. Io adesso, guardando un po' il mondo delle auto, leggevo oggi Suzuki smetterà di produrre la Ignis e la Jimny, due auto che nel mercato europeo sono interessantissime, smetterà di produrre per motivi che non riescono a, gli costa troppo metterle in regola con le nuove leggi, non so, stupide sono, leggi, ma non sono solo sull'antinquinamento, sono regole, leggi su, ragazzi, ecco, anche lì non possiamo dire che sono stupide perché non sono solo poi perché la verità è che non lo sappiamo, ragazzi, siamo degli ignoranti, non sappiamo che effetto ci abbia. Io ho provato a cercare di capire qualcosa, non è soltanto un discorso dell'antinquinamento. Quando tu mi dici no agli euro zero in città, sono d'accordo con te, quelle sono cagate. No, io non te lo dico. L'euro zero in città, quelle sono cagate. Ma queste regole non sono solo sull'antinquinamento, sono sulla sicurezza in generale. E sono sincero, se parliamo dei macro numeri delle automobili, se andiamo a vedere quanto si sono evolute, quanto si stanno evolvendo in questi anni sulla sicurezza, quanto sono diminuiti gli incidenti mortali, e di conseguenza grazie a tutti questi sensori, tutte queste telecamere, tutte queste cose nuove che hanno messo, stanno riducendosi gli incidenti, ahimè ti devo dire, hanno ragione. Se un'azienda non riesce a mettere in regola queste macchine, è giusto che non le venda più. Nel mondo delle moto fa un po' girare le balle, perché è vero che avere il sensore dell'angolo cieco è più sicuro, però sono tutte cose che una persona che guida la moto, alla BS, tutte queste robe qua, una persona che guida la moto spesso non vuole perché sa guidare la moto, dovrebbe saper guidare la moto, e poi lì possiamo entrare in tutti gli argomenti del mondo. È un discorso troppo lungo per fare adesso sul finale video. Non sono molto d'accordo, ma la potremmo fare, sarebbe interessante. Tema per una live.
Gomma live? No, tema per una live. Tema per una live. È come i vecchi. Sì, le cose c'è la cuffia. Sto sentendo la partita io, che ne so. Quindi, detto questo, sì. Con la benda. La benda. No, stiamo a moto, ringraziamo tutto Nicola. Positivo. Tutto positivo. Prezzo, tutto. Sì. La moto è bellina, la moto è molto bellina per il prezzo e per le dimensioni. Ti dirò, proprio incuriosente. Incuriosente. Sì, a me piacciono, non mi fanno impazzire le custom, ma questa c'ha un bel carattere. Mi piace. Siamo purtroppo noiosamente concordi tutti e tre. Che bello. Questa cosa non mi con piace. Estremo e per la prima volta siamo concordi, sì, siamo molto entrati per tristezza. Ciao, mandateci i vostri reel per latte. Marco, mi oggi sono seduto oggi, andiamo al latte, al Malemotour, andiamo in Bosnia, andiamo dappertutto. Andiamo, seguiteci. Ciao.